Buongiorno, sono Beatrice Bianchi, classe quinta B. Egregio signor Presidente del Consiglio, gentilissime autorità presenti, alunni e insegnanti, a 2 anni dall'evento sismico che ha colpito il nostro territorio, esprimiamo la nostra gioia per l'inaugurazione oggi di questo nuovo edificio scolastico, sicuro ed accogliente, potendo così riprendere le attività in ambienti adeguati. Ringraziamo di cuore i cittadini italiani, le associazioni e tutti quelli che hanno contribuito con donazioni. Ringraziamo gli organi dello Stato, il Ministero dell'Istruzione, il Sindaco, l'amministrazione comunale e il Preside che con grande generosità si sono impegnati per la realizzazione di quest'opera così importante per la città di San Severino Marche. Nella nuova scuola lavoreremo sicuramente con più entusiasmo e serenità per riprendere quel percorso di studio che il terremoto aveva reso più difficile. Signor Presidente, auguriamo a lei e al suo governo un buon lavoro per il bene del nostro amato Paese. L'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Vi siete annoiati? Voi siete più grandi e resistete di più. Voi vi siete un po' annoiati, eh? Ah, perché vi volevo far divertire, ma se non vi siete annoiati faccio un discorso molto serio e noioso. Mi permettete di dire una cosa ai grandi, che sennò poi sembra una maleducazione, giusto due parole, poi ci divertiamo? Ma ci sono anche i giornalisti? Sì, ahimè, oddio. Sentite come si fanno i discorsi con i grandi, però due parole. Eminenza, eccellenza, presidenti, sindaci, autorità, tutte, tutti. Io spendo per voi due paroline, a parte che il tempo è breve di questo intervento, ma poi oggi siamo qui, sono qui per loro, quindi voi mi giustificherete. D'altra parte è stato ricordato. È la terza volta che sono nelle Marche, eppure ci siamo insediati. Sapete, sono diventato da premier per caso. Da poco tempo, quindi 3 viaggi significa che sono abbastanza attento. Sono molto attento a questa vostra regione, a questa vostra terra. E come ho detto sin dall'inizio, dal mio insediamento, cerchiamo di parlare con le azioni concrete, con iniziative concrete, con i fatti e quindi risparmio tante parole grandi. Mi fa solo piacere, questo tengo a dirlo, e lo dico a tutte le autorità che hanno lavorato in questa direzione e a tutti i cittadini, che San Severino Marche è stato anche un esempio virtuoso per quanto riguarda la rapidità nella reazione a una ferita così grande della natura, a un vulnus che è stato inferto così dolorosamente a questo territorio. Conosco tutti i dati e quindi sorvolo, siete stati rapidissimi nella rimozione delle macerie, devo dire che anche la Protezione Civile qui ha brillato perché soluzioni abitative quasi al 100% in poco tempo, però ci sono ancora tante famiglie che se la passano male, eh? Dobbiamo ancora far qualcosa. Io infatti oggi pomeriggio riprendo il volo, corro che mi stanno aspettando, dobbiamo approvare una legge che riguarda anche voi, perché riguarda il decreto delle emergenze. Quindi è la ragione per cui non mi posso trattenere insieme. Sarebbe stato bello stare un po' insieme, mangiare qualcosa insieme. Beatrice, tu vieni con me a Palazzo Chigi perché sai parlare meglio di me, eh? Ho visto che.
D'ora in poi, quando io devo fare un discorso, parli tu per me. Io se mai ti suggerisco. Quindi oggi inauguriamo una scuola, è un evento bellissimo perché è il centro pulsante di una comunità, la scuola, pensate. Voi siete tutti un po' tristi, no? Da un certo punto di vista, oddio, lunedì si torna a scuola? Siete felici? Ah, che bello. Mio figlio, ieri e oggi l'ho accompagnato a scuola e già non voleva più andare a scuola. Secondo giorno, pensate, a Roma. Quindi siete allora veramente bravi voi. Ma perché siete così contenti di andare a scuola? Perché l'edificio è nuovo? È bellissimo? Siete curiosi? Solo per questo? Solo per questo? C'è una bella palestra dentro? C'è una bella... Non l'avete ancora visitato? Ah, ma allora è una grande sorpresa. Anche per voi non l'avete visitato? Beh, è bellissima questa cosa, quindi il lunedì, grandissimo giorno, si torna a scuola, si torna in una nuova scuola e c'è anche una palestra. Ma lo sapete che questa scuola è tutta una palestra? Come magari? È una palestra, perché qui voi vi addestrerete. Allora voi quando dovete fare una corsa, una gara, vi allenate? Se non siete allenati fate una corsa, dopo 2 secondi siete col fiatone. Vi allenate per gareggiare fino alla fine, per competere efficacemente, per vincere, arrivare al traguardo, giusto? Più vi allenate e più migliorate nei risultati. E beh, dobbiamo applicare lo stesso criterio con lo studio delle altre materie. La scuola è questo, l'apprendimento, la formazione è questa. Bisogna allenarsi. Voi immaginate cosa significa allenarsi con la lingua italiana. Voi sapete parlare? Sapete scrivere? Quindi non dovete andare a scuola. E perché volete andare a scuola? Pensate che cosa affascinante allenarsi con le parole, coltivare la cura delle parole. Un domani non vi consentirà solo, che ne so, di vincere un premio, una coppa, perché siete arrivati al traguardo vincendo in una gara podistica. Potrete fare tante cose bellissime. Potete usare le parole. Uno dice, avete presente quando un bravo musicista usa uno strumento musicale? Voi userete le parole per farvi conoscere, per aiutare, per amare. E forse chissà, un domani anche per insegnare. Lo sapete che anch'io ero insegnante? Poi mi hanno detto che non lo posso fare più e io non lo volevo fare più, però io ho smesso. Io insegnavo nelle scuole più grandi. Quando arriverete all'università sarete contentissimi, sapete perché? All'università scegliete voi di andare a lezione. Potete stare a casa pure a studiare. Non dovete andare tutti i giorni, oddio tutti i giorni, però per arrivare a quello dovete ancora tanto studiare. Ci saranno dei momenti difficili, dei momenti in cui lo studio dirà, ma come ci aveva detto che ci allenavamo in palestra, il presidente era venuto qui, il presidente a raccontarcelo, è un bugiardo. No, ci sono dei momenti, ma anche nella gara podistica, quando vi allenate, pensate un po' tutti i giorni, saranno dei momenti di sacrificio, di disciplina. Dovete però mantenere sempre la concentrazione e pensare che voi lavorate al traguardo più grande della vita. Formerete voi stessi. Quindi conseguirete un risultato importante per voi, per la vostra crescita culturale. Allora sarete cittadini di questa comunità a tutti gli effetti. E nello stesso tempo potrete restituire del bene alla vostra comunità, al vostro paese, alla vostra regione, alla nazione e anche a tanti altri paesi. Questo è molto bello.
Questo vale per tutte le materie. Per fare questo, però, dovete predisporvi col giusto atteggiamento, non solo disponibili anche ai momenti che saranno momenti di vero sacrificio, quindi disciplina, ma dovete rispettare anche queste signore e questi signori che sono qui intorno a voi. È fondamentale. Gli insegnanti. Sono loro. Delle volte sbagliano? Sì, delle volte possono sbagliare. Però voi dovete sempre rispettare gli insegnanti, perché gli insegnanti avranno la responsabilità di sollecitarvi in questo percorso, di confrontarsi con voi, di dialogare. E se qualche volta penserete di aver subito un torto, state tranquilli, che la vita tutto restituisce. Tutto restituisce. Delle volte ci rimarrete male, perché queste signore qui, ma sono tutte donne? Tutte insegnanti? Il corpo docente? Perbacco. Quando si dice il rispetto del genere, della parità di genere. E allora, pensate, delle volte loro dovranno da leggere il libro sempre a quella persona, non è capitato a voi, ci sarà la recita, non avrete la parte da protagonista. Non è importante. L'importante è fare bene il proprio compito. Mi raccomando. Volevate farmi qualche domanda? Che non siano troppo difficili, perché il Presidente poi non può fare brutta figura. Buongiorno, sono Brauli della 4B. Secondo lei, le case che sono state distrutte al terremoto potranno essere tutte ricostruite? Guarda, lavorerò per questo, te lo prometto. Tu pensa che sono stato, tu non sei mai stato a Ischia, che è un'isola bellissima? Perfetto, se ti capita poi con i genitori di visitarla, vacci, che è molto bella. Lì per esempio c'è un problema, perché molte di queste case erano abusive, che sono state distrutte. Pensa, stiamo cercando di fare in modo di creare un percorso per consentire anche la ricostruzione di case che semmai non erano perfettamente in regola, ovviamente cercando di distinguere quello che si può fare da quello che non si può fare, ma cerchiamo di fare anche questo. Prego. Sono Andrea Bracciotti, della quinta D. La volevo intanto ringraziare per la bellissima scuola che ci ha dato, ma alcuni nostri compagni del tempo modo sono rimasti nel tacchi venturi. Quando potremo avere una scuola tutti insieme? Questa è già la prima domanda a cui non so rispondere e mi stai mettendo in imbarazzo davanti ai giornalisti, che adesso li ho riconosciuti, ce ne sono alcuni che non perdonano, Però non ti posso rispondere in termini tecnici, perché su questo punto non sono preparato, ma sicuramente adesso parlerò, visto che mi hai dato questa sollecitazione, il mio compito è anche questo, cercare di venire incontro ai bisogni della collettività. Quindi se tu vuoi tutti insieme, io dopo questo incontro mi informerò sulla capienza di questa scuola, sulla situazione dell'altra scuola, e vediamo se vi possiamo tutti riunire. Va bene? Prego. Sono Giulia Bravi e frequento la quinta B. Lei da piccolo sognava di fare qualche altro lavoro? Posso dire? Ho sognato di fare di tutto. Di tutto, tutti i mestieri del mondo. E in parte qualche mestiere alternativo l'ho fatto anche. E addirittura l'ultimo anno del liceo, pensa, quando ormai dovevo decidere l'università, anziché far diritto, a maggio mi vedevo ingegnere, a giugno mi vedevo filosofo, poi sono partito l'estate e sono ritornato e mi sentivo giurista. Quindi c'è spazio per tutti i mestieri, per tutte le ambizioni.
Davide Frangioni, quarta D. Dopo il terremoto, le scuole italiane saranno più sicure? Questo è un bel tema. Sai che anche oggi pomeriggio, io sto ritornando a Roma anche per questo, perché in questo provvedimento che il governo oggi adotta ci sono anche delle misure per l'edilizia scolastica. Tu devi essere un capoccione, perché hai toccato un tema molto delicato. In realtà l'edilizia scolastica è un tema molto critico. Pensa che tanti edifici non sono completamente a norma, non hanno quelle certificazioni che garantiscono la piena sicurezza al 100%. Alcuni, ad esempio, sono deficitari del controllo statico, discorsi complessi. Il 50% hanno soltanto le certificazioni di agibilità. Noi innanzitutto cercheremo, tu hai toccato un tema molto, un nervo scoperto, cercheremo di avere una mappatura, stiamo costruendo una mappatura completa dell'edilizia scolastica, per sapere, guarda, sarebbe bello schiacciare e dire, clic, questa scuola, è a posto o non a posto, certificata o non certificata, dobbiamo intervenire. Ti piacerebbe questa soluzione? Ti convince? Stiamo lavorando per questo, ti assicuro, stiamo lavorando per questo. Sono Marica Faristocco e frequento la quinta D. Cosa si prova a essere Presidente del Consiglio? Vorrei dirti che ci si diverte, però in realtà si avverte una grande responsabilità. Si avverte una grande responsabilità, però anche grande orgoglio. Io l'ho già detto, tu pensa, prima io ero avvocato di un singolo cliente. Non sapete tu non sai quante notti ho fatto per scrivere gli atti difensivi di un singolo cliente. Delle volte quando tu fai questa professione di avvocato e difendi un cliente, se c'è una scadenza di lunedì lavori sabato e domenica. Oggi difendo il popolo italiano. Il mio cliente è il popolo italiano. Quindi se prima facevo notte e giorno, adesso cerco qualche ora in più oltre alle 24 ore per lavorare sempre meglio, sono ancora più motivato. È un grande orgoglio. Sono Luca Zaganelli, frequento la classe quinta C e le volevo chiedere se suo figlio Niccolò frequenta una scuola nuova e bella come la nostra. Non posso dire quello che mi ha detto il primo giorno, quando l'ho portato a scuola, perché sennò potrei urtare la sensibilità del... Ma voi mi fate veramente dispiacere i dirigenti scolastici poi di quella scuola? Perché quella non è una scuola così nuova come la vostra. È un edificio molto grande a Roma, un palazzone, eccetera. M'ha detto? Allora, un'altra domanda. Non riferite ai giornalisti, per cortesia. Questo è un segreto tra di noi. Davvero mi ha detto così. Vola tornare indietro. Un'altra domanda? Giulia Cornelli ora omaggia il presidente con alcuni disegni realizzati dai bambini dell'Istituto Comprensivo Tacchi Venturi. Bellissimo. Grazie. Grazie. Ed ora il presidente Giuseppe Conte insieme all'allievo Riccardo Corna suona lo strumento musicale? No. Daranno vita
ad una bella iniziativa con la piantumazione di un ulivo, simbolo di rinascita per la città di San Severino Marche e per tutte le città. Grazie. Grazie. Studiatevi.